Soffre soprattutto nei primi 45 minuti, ma ritrova un sorriso solare il Lanciano, che vede ancora la luce nello spiraglio chiamato salvezza. Il mattatore del Guido Biondi contro il Livorno in piena crisi è un altro Guido, Marilungo, che alternerà un primo tempo opaco ad una ripresa sugli scudi tra le mille difficoltà e un futuro non certo nitidissimo, con tanti punti interrogativi. Al 90esimo non parlerà nessuno della società e D'Aversa, alla domanda sul calcio mercato, chiederà, senza tanti giri di parola, di rivolgere la stessa domanda alla proprietà. Il Lanciano batte 2-1 il Livorno. Ancora tante assenze in casa Virtus, ultima delle quali quella di nome Carlo Mammarella, e dunque difesa che gioco forza diventa tre, con Boldor e Rigione a comporre un tris inedito assieme ad Aquilanti. Come esterno a sinistra c'è Di Matteo, in avanti Piccolo e Marilungo. Il Livorno ha i nomi giusti, ma Mutti, oltre ai nomi, vorrebbe sostanza, che è l'unica cosa che conta. Fischia Baracani di Firenze. Avvio virtussino, nono minuto, cross di Rigione in area di rigore, ma nessuno aggancia. Pericolo labronico, undicesimo, punizione di Pasquato, correzione di Vantaggiato in porta, risposta di Casadei in corner. Diciassettesimo, suggerimento di Bacinovic per Piccolo, ma l'aggancio non è perfetto. Ventunesimo, Bacinovic ci prova senza effetti. Qualche minuto dopo è Pasquato a chiamare nuovamente in causa Casadei, che para. Più Livorno che Lanciano dunque nel corso dei primi 45 minuti di gara. L'avvio della ripresa è tambureggiante per i padroni di casa. Il Lanciano infatti nel secondo tempo creerà i presupposti per tre punti fondamentali, e infatti dopo un quarto d'ora arriverà il vantaggio su calcio di rigore. Quattordicesimo, entra in area di rigore Di Francesco che viene stoppato, calcio di rigore. Baracani infatti indica il dischetto e dagli 11 metri Marilungo fa centro, esultanza inequivocabile. La squadra è tutta con Roberto D'Aversa, più chiaro di così. Frentani sul velluto, il raddoppio arriva 120 secondi dopo, e il gesto tecnico di Guido Marilungo merita solo una cosa: il replay. Tutto il resto è noia. 2-0 e Lanciano sul velluto. Potrebbero dilagare i rossoneri. Padovani imbeccato da Di Matteo, Ricci evita la terza capitolazione, ma il colpo del KO che non arriva. E allora cosa costa al Livorno rendersi pericoloso? Nulla, infatti al 32esimo Bunino sfrutta una indecisione macroscopica della difesa virtussina e si presenta tu per tu con Casadei, che è bravo e determinante a salvare il risultato. Gara senza soluzione di continuità. Minuto 35, il Lanciano sfiora il tris con Padovan. Capovolgimento di fronte, il Livorno accorcia. 36esimo, palla comoda per la testa di Bonino, che elude l'intervento di Rigione e supera Casadei, non esente da colpe. Il finale di gara è comunque della Virtus, che sfrutta due ripartenze e sfiora due volte il tris con Padovan e Marilungo. Poi 6 minuti di recupero e il triplice fischio finale, liberatorio. Ora squadra da rafforzare senza se e senza ma, e un po' più di chiarezza sul futuro virtussino, avvolto da una cortina fumogena di silenzi che fanno sorgere mille dubbi ai tifosi virtussini.